Questo fantastico sito web, Moschito Web, ci mostra tutti i predatori naturali delle zanzare. E andiamo a vedere quali sono. Gambusia, pipistrelli, copepodi, rondini, rane girini, tartarughe, pesci, quindi in generale pesci di vario genere, ditisco e gecko. Andiamo a parlare della gambusia. Allora, qua potete vedere, potete fare anche un fermo immagine, non parla di cose rilevanti sull'alimentazione della gambusia, anzi non ne parla proprio quasi. Quindi mi sono rivolto ad un altro sito web che credo più efficace. Wikipedia. Gambusia affinis si chiama. Andiamo a vedere l'alimentazione, ecco qua. Molto voraci, questi pesci si cibano di larve di insetti. Non larve di insetti di zanzare, larve di insetti, quindi è una cosa generica. Insetti acquatici, vermi e crostacei, quindi a quanto pare le zanzare non sono l'unico menù che hanno. Soprattutto le specie appartenenti al genere Daphnia. Credo che si pronunci così. Comunque la Daphnia è un tipo di crostaceo della famiglia dei crostacei, o anche chiamata pulce di mare, per chi ne sa. L'introduzione di gambuse può essere molto nociva alle popolazioni di anfibi per la predazione di su uova e girini, proprio perché predano uova e girini per lo più. Quindi, a quanto pare, la gambusia non necessita di zanzare. Può cibarsi di altre larve di insetti, può cibarsi di altri insetti acquatici, può cibarsi di vermi e si può cibare anche di crostacei. E arriviamo ai pipistrelli. Pipistrello? I pipistrelli, qui in questo sito, ne parla, ma questo sito parla in modo mirato sulle specie che mangiano le zanzare e parla di altri discorsi, come potete leggere anche voi stessi. Parla di bat box, di quello che si potrebbe fare nei comuni, di quello che potrebbe causare. Insomma, non ci interessa questo sito. Quindi andrei su Wikipedia, che è un attimino più preciso. Allora, chiroptera o i chiropteri sono un ordine di mammiferi placentari comunemente noti come pipistrelli. Quindi abbiamo capito che i chiropteri sono pipistrelli, non una specie di pipistrelli, ma i pipistrelli. Ora andiamo all'alimentazione di questi pipistrelli. Cosa che dice? I membri di quest'ordine sono caratterizzati da una dieta alquanto eterogenea, variando dalle forme frugivore a nettarinivore, scusate ma alcune parole sono un po' difficili da pronunciare, a quelle obbligatoriamente carnivore, ematofaghe o piscivore. Quindi cosa che abbiamo capito di qua? Che ci sono varie tipologie di pipistrelli, di chiropteri, che si nutrono di vari tipi di alimentazione. Ed eccoli qua. Abbiamo i piscivori, ma non ci interessano noi nell'argomento specifico i piscivori. Abbiamo i carnivori, non ci interessano nemmeno questi. Abbiamo i veri pipistrelli vampiri, come dice qua, ma neanche per questi ci interessa. I nettarinivori, i frugivori, quelli si nutrono di frutta, questi di nettare. E poi abbiamo quello che è a tema con il nostro argomento, ovvero gli insettivori. Cosa dice degli insettivori? La maggior parte dei chirotteri ha una dieta sostanzialmente insettivora, catturando le loro prede durante il volo. Alcuni di essi, comunque, si nutrono anche di frutta. Una popolazione di pipistrelli all'interno di una grande area urbana può arrivare a consumare fino a 14 tonnellate di insetti in una singola notte. A questo gruppo appartengono le forme di dimensioni più piccole, però. Quindi,
sono i pipistrelli, quelli piccoli, che si nutrono di insetti. E non parla di zanzare. Qualcuno di voi insieme a me ha letto zanzare? No, ha letto 14 tonnellate di insetti, quindi loro mangiano di tutte, mosche, moscerini, e chi più ne ha più ne mette. Scusate se faccio sempre questo esempio, mosche, moscerini, ma non me ne vengono altri in mente, però so che ce ne sono tantissimi. Quindi, a quanto pare, non necessitano di zanzare, perché non è tipo menù di oggi, cosa abbiamo? Zanzara, basta. No, non è così. Dopodiché passiamo ai copepodi. Come ripeto, in questo sito è un sito mirato sulle zanzare, quindi verte su come sbarazzarsi di loro. Infatti qua, sempre che è lo stesso sito, uno sito web, ne parla e dice: i copepodi sono dei piccoli crostacei che possono nutrirsi di larve di zanzare. Che possono, parola chiave, possono nutrirsi di larve di zanzare, quindi non è un'unica caratteristica. E andiamo avanti su un altro sito che è un attimino più preciso. Treccani, la cultura italiana, mi viene a dire OMG, perché poi mi tocca leggere commenti come questo, come sto Mario Nutella e Tenneriello. Ma Dario, per quello che mi riguarda anche tu non hai un ruolo granché rilevante nell'ecosistema. Cioè, che c'hai, 4 anni? 4? La cultura italiana, ragazzi. Ma saltando questi deprecabili commenti, che è meglio lasciare perdere, lasciar correre, tornando alla nostra pagina Treccani, Enciclopedia Italiana, che parla dei copepodi, qui in basso nell'alimentazione dice: si nutrono di minuscoli animaletti, d'alghe e di detriti organici. Quindi anche per i copepodi non è un problema non nutrirsi di zanzare, a quanto pare, visto che non ne necessitano. Anzi, loro non mangiano le zanzare, ma mangiano le larve di zanzara, il che è diverso. Qua c'è scritto nutrirsi di larve di zanzara, ok? Quindi anche con questo abbiamo stabilito che anche questa specie animale non necessita obbligatoriamente della zanzara per vivere. Questo momento è così bello che ci farei sesso. E andiamo alle rondini. Infatti qui dice: alcuni testi dichiarano che una rondine si nutre di 2000 zanzare al giorno, fino a 14.000 quando gli insetti sono estremamente abbondanti. Però ripeto, è mirato questo sito, quindi non è proprio preciso. Andiamo su qualcosa di più preciso, che è Wikipedia. Si chiama Hirundinidae, che nome brutto, però è la nostra consueta rondine. Ora andiamo sull'alimentazione. L'alimentazione dice: la maggior parte delle rondine è insettivora e cattura insetti durante il volo. La composizione della dieta è a base di insetti, varia a seconda della specie e del periodo dell'anno. Alcune specie possono essere selettive e non catturare ogni insetto in cui si battono in volo, preferendo prede di maggiori dimensioni. Inoltre evitano certi tipi di prede, in particolare insetti pungenti come api e vespe. Oltre agli insetti, un certo numero di specie può cibarsi di frutta e altre piante, bla bla bla. Quindi, cosa si evince da qui? Che le zanzare non sono un menù esclusivo della rondine. Ok, cioè la rondine non si nutre esclusivamente solo di zanzare. E siamo arrivati alle rane e ai girini. Qua dice: la maggior parte delle rane adulte di girini non mangiano zanzare. Non vi sono prove che le zanzare siano una parte consistente della dieta degli adulti di qualsiasi specie di rana. I girini della maggior parte della specie di rane sono erbivori. Solamente poche specie di girini presenti in Nord America e in Europa possono nutrirsi di larve di zanzare. Tuttavia, alcuni girini possono competere con le larve per i prodotti alimentari presenti nell'acqua. Prove sperimentali di girini per il controllo delle zanzare hanno suggerito che potrebbe ridurre
le popolazioni della zanzara, ma questo lavoro è stato effettuato in contenitori artificiali, quindi praticamente erano costretti a mangiare quelle zanzare. Quindi anche la rana e i girini possono nutrirsi di altre robe, come per esempio vegetali. Anche qui abbiamo chiarificato che la rana e i girini non necessitano per forza della zanzara. E siamo arrivati alle tartarughe, animali che devo dire a me piacciono molto. La tartaruga, qua dice dalle orecchie rosse, la Trachemis scripta, è stata usata per il controllo delle larve di zanzare, bla bla bla. Quindi sono andato, ripeto, a vedere qualcosa di più specifico e dettagliato. Purtroppo su Wikipedia non trovo niente, però io Tarta Club Italia credo che sia un qualcosa dove ci stanno persone appassionate appunto sulle tartarughe, quindi se non lo sanno loro. E andiamo avanti, vediamo dove dice l'alimentazione della tartaruga. Alimentazione: è una specie onnivora, già questo dice tutto, è onnivora, mangia la qualsiasi, trae il necessario apporto nutritivo da molti alimenti, per cui è necessario che la dieta sia estremamente varia ed equilibrata. Dalle osservazioni in natura si è potuto osservare come da giovani siano quasi completamente carnivore addirittura, variando saltuariamente un cibo di origine vegetale, mentre da adulte le percentuali di cibo vegetale tende ad aumentare. In natura si nutrono di tutto ciò che capita: pesci, insetti, molluschi, vermi, piccoli mammiferi, girini, anfibi, arogne, feci, quindi mangiano pure la merda, mangiano alghe, piante acquatiche e piante sommerse. Questo è quello che mangiano le tartarughe. Quindi è evidente che animali che mangiano, si nutrono anche della merda stessa, non credo abbiano bisogno della zanzara per nutrirsi, ne abbiano questa fondamentale bisogno, non credo proprio. Bene, parliamo del didisco. Qua dice: il didisco è un coleottero acquatico, la numerosa famiglia di didischi conta centinaia di specie, bla bla bla. L'unica cosa veramente rilevante in questo sito è sono dotati di mascelle robuste trasformate in tenali in grado di catturare varie prede, tra cui le larve di zanzara. Però ripeto, non è specifico, andiamo a qualcosa di specifico. Qua c'è Wiki risposte. Di cosa si nutrono il tedisco? Il tedisco è carnivoro, si nutre di larve di insetti acquatici, vermi, piccoli molluschi, girini, piccoli pesci e anfibi. In assenza di questi, il tedisco mangia ogni genere di carne, piccoli uccelli o mammiferi caduti in acque ed annegati. Sono un'altra fonte di cibo. Ok, poi se andiamo un attimino più nello specifico, qui c'è quest'altro sito, che parla sempre di tedisco. Dice: la sua bocca è fornita di apparato adatto alla masticazione, che gli permette di nutrirsi di larve, insetti, molluschi, ma anche di prede più grosse come anfibi e pesci. Quindi, come potete vedere, anche il didisco non ha bisogno alcuno della zanzara per poter vivere, potersi nutrire e quant'altro. Quindi ripeto, la zanzara è un animale che in natura non serve a niente e può provocare gravi danni in quanto portatore di malattie anche gravi. Allora, andiamo al gecko ora. Qui dice: il gecko è ghiotto di insetti, anche di zanzare, e potrebbe riuscire a catturare una buona quantità. Andando su qualcosa di più preciso, c'è Wikipedia che parla del gecko e spiega che si nutrono di insetti, quindi sono insettivori, e a volte anche di frutta e nettare. Poi il resto non ci interessa e parla di abitudini del gecko, che comunque potete leggere. Quindi questo era l'ultimo animale, ho elencato
tutti gli animali che possono nutrirsi di zanzare, e come vedete tutti questi animali che si nutrono anche di zanzare non sono esclusive sulla zanzara, perché si nutrono di tutto. Ci sono anche alcuni come la tartaruga che sono addirittura onnivori, mangiano pure la merda. Quindi voi ora vi state chiedendo, ma come, per un commento ora vi sei sbattuto qua a fare un video tutto illustrativo a spiegare che voglia che c'hai e quant'altro. Il fatto, sapete qual è? Che io veramente mi irrito in una maniera spropositata quando becco persone che fanno della saccenteria. Perché un conto è documentarsi come ho fatto io in questo video e come avevo già fatto in precedenza, prima di questo post, prima di questi commenti. Mi sono documentato per gli affari miei qualche tempo fa, solo che non ricordavo, e quindi sono stato costretto a rifare di nuovo la ricerca per voi. Ma dico, è una cosa assurda che poi uno si deve beccare questi commenti assurdi, dove poi, cioè, credo di aver parlato in italiano, ho detto non hanno una funzione rilevante. Quel rilevante è una cazzo di parola chiave, perché se io avessi detto non hanno una funzione e finisce là la frase, non hanno una funzione, è un'affermazione dove io asserisco che non hanno uso, non hanno funzione nell'ecosistema, non servono a cazzo, punto. Ok, invece non è vero, o meglio non è del tutto vero, perché la funzione ce l'hanno, che è quella di cibo, ma, importante questo ma, non è rilevante. Poi arriva questa Giada Zambotto e mi fa: ma che discorsi sono? Se esistono significa che hanno un ruolo nell'ecosistema. Ma perché chi cazzo ha detto che non ce l'hanno un ruolo? Io non l'ho detto, non mi risulta. Arriva questa, vinco palla, tu hai detto che non hanno un ruolo. Non l'ho detto. Poi, quest'altro, non lo so come definire. Arriva questa, quello che mi riguarda, anche tu non hai un ruolo. Che affermazione è? Ma zio, sei più inutile tu nell'ecosistema che io. Perché almeno vedi, io in questo momento sto facendo dell'informazione, ti sto dando un minimo di cultura, tu hai scritto una frase che non ha senso, cioè veramente, boh, io vi giuro rimango impallidito davanti questi atteggiamenti che trovo sui social network, YouTube e quant'altro, cioè, rido per non piangere ovviamente, perché c'è da piangere, è molto triste questo per la nostra società, questo modo di fare che tutti sanno, senza prove in mano, senza documentarsi, senza così, perché uno presume, allora per la felicità di presumere, presumiamo tutti allegramente. Veramente siete un buco nero pieno di due ansa, una è l'ignoranza e l'altra è l'arroganza, proprio che formano questo buco nero dentro le vostre vite. Tra parentesi, questo momento è talmente bello che vorrei mettere le corna a quello di prima, sposare questo e procreare tanti piccoli momentini.